Maurizio Galimberti e Denis Curti. Come vedete hanno avuto la fortuna di essere già stati vaccinati e quindi possiamo vederli, pur essendo vicini, non a distanza di sicurezza, direttamente in volto. Ecco, in attesa che la sala si riempia, faremo partire un contributo di alcuni minuti in cui presentiamo le fotografie che erano state pubblicate sul libro che la FIAF ha dedicato a Maurizio Galimberti. Buona serata a tutti. Thank you.
Buonasera a tutti, bentrovati, ben ritrovati per chi ci segue ormai dall'inizio di questo ciclo di incontri. Parliamo di fotografia, è iniziata a dicembre, siamo alla sedicesima serata dedicata ai grandi autori della fotografia italiana. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Maurizio Galimberti, accompagnato da Denis Curti, che come vedete sono insieme. E come ha detto prima Claudio, e come abbiamo anche visto in diretta mentre iniziavamo questa serata, hanno cenato, mangiato insieme, finito la loro cena insieme, sono vicini perché sono entrambi vaccinati e quindi possono mostrarsi a noi senza mascherina, e questo ci fa molto piacere vedere questo momento di ritorno alla quasi normalità in questo momento così particolare, così difficile. Questo ciclo termina con Maurizio Galimberti e penso che sia anche un bel finale per questa prima parte dell'anno. Maurizio è un amico della FIAF, un amico personale, io ho avuto il piacere di conoscerlo tanti anni fa, quando lui era un socio del Fotoclub Como, presieduto da Anna Rusconi, che insomma i più vecchi della FIAF ricorderanno. Io ero del presidente del club fotografico Alice Bibbiena e fummo chiamati da Michele Ghigo per farci gestire un dipartimento giovani che era in embrione in quel periodo. In realtà devo dire che non abbiamo fatto un bel niente in quel momento, ma è stato il primo momento in cui ci siamo conosciuti, e da lì è partita un'amicizia e anche una collaborazione che è proseguita nel futuro. Quindi ringrazio di cuore Maurizio per essere qui stasera, ma per tutto quello che ha dato a noi della federazione, ma anche alla fotografia italiana in generale, per l'amicizia che ci ha sempre mostrato, e chiaramente anche Denis Curti che è qui con noi questa sera e che ci segue sempre con attenzione e con affetto da tantissimi anni. Lascio la parola a Claudio Pastrone, direttore del Centro Italiano di Fotografia d'Autore, che presenterà la serata. A voi vi auguro una piacevole serata. Grazie Roberto, grazie mille. Spero che si veda, ecco, dovete solo darmi una conferma che si veda il ritratto di Maurizio in bianco e nero, perfetto. Ecco, partiamo da questo ritratto che è pubblicato sul nostro libro, ma soprattutto, come ha accennato Maurizio, è stato realizzato dal nostro grande amico, che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa, Giovanni Gaster. Quindi vogliamo in questo modo anche rendere omaggio a questo personaggio importantissimo della fotografia italiana, che purtroppo ci ha lasciato di recente. Ecco, prima voi sapete che in
Iniziamo sempre questo ciclo di serate parlando brevissimamente di quelle che sono le pubblicazioni, alcune delle pubblicazioni tra le più importanti che l'autore della serata ha realizzato. Ma prima ancora volevo fare anche lì un altro piccolo marcord, anche perché la serata si svolgerà poi diciamo, in un dialogo tra Denis Curti e Maurizio Galimberti, che diciamo, faranno insieme un po' un percorso, un percorso biografico, fotografico di quello che è stata appunto la carriera di Maurizio. E volevo ricordare solo, anche se non è proprio un libro, questa piccola brochure che risale al 1994, perché secondo me il momento, diciamo, di svolta nella carriera, quel periodo, il momento di svolta della carriera di Maurizio, perché E anche in versione di finalmente prezzo, eh? all'inizio degli anni 90, come? C'era anche in versione libretto questo. Cartacea. No, Certo, questo è il manifesto. manifesto. Poi c'era anche un Questo è il libretto. manifesto. Poi c'era anche un È un libretto. libretto che è anche diventato, diciamo, un libretto da collezione per chi ha la fortuna di averlo. E cosa successe all'inizio degli anni 90? Che la Polaroid scoprì il valore di Maurizio. E affidò a lui, diciamo a lui e alla sua fotografia, il compito di lanciare quello che sarebbe stato il modello di punta della loro produzione, l'Image Pro, che appunto sarebbe poi diventata la macchina tra le più prestigiose, diciamo a livello ovviamente amatoriale, delle macchine Polaroid. E in questo libro e di cui questa brochure è la rappresentazione, Maurizio affronta e declina tutte le possibilità che offre la Polaroid, che offriva la Polaroid, facendo degli esempi con delle sue immagini. Ecco. Fatto questa piccola premessa, passiamo al primo volume di cui vogliamo farvi vedere la copertina, Polaroid Venezia. Polaroid Venezia è già, facciamo un salto in avanti di parecchi anni, è del 2008, è uno dei lavori più significativi tra quelli che ha svolto appunto Maurizio. Più importante forse ancora per quel che è lo sviluppo del suo lavoro è questo Paesaggio Italia che risale al 2013, di cui qualche immagine avete anche intravisto, perché appunto anche qualche immagine di questo libro è stata poi riportata in quello che la FIAF ha pubblicato. E diciamo, ancora più significativo, come per capire qual è la grande capacità di Maurizio Galimberti di utilizzare questo sistema di Polaroid, di mosaico Polaroid per rappresentare le personalità del mondo dello spettacolo, della fotografia, eccetera. E quest'altro volume edito da Silvana Editoriale nel 2016. Naturalmente di libri ne ha realizzati moltissimi, ne prendiamo solo più uno prima di passare all'ultimo, che è diciamo una delle operazioni che Maurizio Galimberti realizza, non è l'unica, su delle opere d'arte molto importanti in cui lui appunto analizza col suo modo, diciamo, utilizzerei quasi la parola scannerizza, ma in realtà compone, ricompone quelle che sono l'opera d'arte, questa appunto si riferiva al Cenacolo di Leonardo.
Dopo questo facciamo vedere brevemente la copertina del nostro libro, che abbiamo editato nel 2018. Maurizio ha avuto, diciamo, è stato l'autore che abbiamo scelto per festeggiare il nostro 70° anniversario. Quindi questo la dice lunga sul rapporto anche di amicizia che ci lega e di quanto per noi la sua opera è importante. Ultimo libro, ed è quello che poi, diciamo, ha dato il titolo alla serata, questo volume che è edito da Schirà quest'anno, Uno sguardo nel labirinto della storia, che diciamo, secondo me ha una particolarità e segna anche un po', sotto certi aspetti, un passo oltre a quella che è la solita, la grande e svariegata produzione di Maurizio Galimberti. Cioè, già, e l'abbiamo visto nella presentazione in quei 10 minuti di sue immagini che sono passate prima, mentre aspettavamo di iniziare, Maurizio utilizza diciamo, la tecnica, non so se definirla tecnica o comunque. Diciamo, fa questa operazione che viene definita ready made, praticamente partendo da oggetti o immagini di altri autori, sviluppa poi la sua creatività espandendo le cose. E questo libro io per me lo ritengo particolarmente significativo perché per la prima volta, io credo, ma poi Maurizio magari mi smentirà se dico una stupidaggine, per la prima volta fa un'analisi di tipo storico, cioè non è solo più una partenza, diciamo, di tipo estetico, creativo, artistico, ma questa volta vuole indagare dei momenti significativi della storia. Recente del recente, più o meno recente. E di questo libro faremo scorrere qualche immagine adesso in avanti, quando appunto Maurizio e Denis inizieranno a dialogare tra di loro. Bene, io con questo avrei finito, vi lascio la parola. Chiudo lo schermo, spero che dovete sempre dirmi però se effettivamente è così. Continua a comparire, vediamo se adesso ho Ecco. schiacciato il pulsante giusto. Benissimo. Ecco, non vedo Robo che dovrebbe poi far entrare le immagini del libro, ma Denis e Maurizio hanno facoltà di procedere, quindi benvenuti. Ah, ripeto ancora una cosa che avevo detto prima. Denis e Maurizio hanno avuto la fortuna di essere vaccinati, per questo possiamo vederli pur vicini e non a distanza di sicurezza senza mascherina. Questo ci fa enormemente piacere ed è anche, diciamo, un auspicio un po' per tutti noi che finalmente anche qui in Italia la situazione comincia a migliorare, ci permette di ritornare poi a quella che è la nostra vita abituale. Bene, c'è Maurizio, voi. Ok, voi ci vedete, sì. Pronto. Certo. Ok. Dunque, intanto, perché noi... Non ci vedo più. No, adesso li vediamo. Volevo farvi vedere anch'io un altro libro, ma non tanto per farne pubblicità, ma perché ha la copertina di Maurizio, ed è questo libro che si intitola Capire la fotografia contemporanea, guida pratica all'arte del futuro, ed è diciamo, un saggio recentissimo che ho scritto e che è stata l'occasione, perché non voglio parlare di questo libro, per un'altra idea editoriale e che sostanzialmente è l'autobiografia di Maurizio Galimberti. Cioè, dopo questo titolo che è andato bene, che sta andando molto bene, stiamo lavorando su una vera
autobiografia, perché in realtà la scrive Maurizio, io lo affianco. In realtà noi siamo vaccinati, ma siamo quasi congiunti, perché in questo periodo ci stiamo frequentando moltissimo, perché Lui ha lasciato la moglie per me, quindi no, la moglie è di lì sulla poltrona che dice non è vero, quindi E quindi questa sera l'ho invitato a cena peccato che non ci vediamo. per adesso lo faccio, per essere sicuri della sua presenza. E niente, quindi stiamo scrivendo questa biografia, autobiografia. E tu, Claudio, sei partito, diciamo, con questi libri, e uno di quelli che vorrei chiederti di mostrare al pubblico, perché questo libro parte sostanzialmente con l'immagine di Johnny Depp, con il racconto dell'immagine di Johnny Depp. Ed è un racconto molto bello, Allora. che ci fa capire, come dire, l'importanza di agire in una condizione di limite, in una condizione di rischio. Quell'immagine contiene quello che potrebbe essere considerato ingiustamente un errore compositivo, un errore grammaticale, eccola qua, e sono sicuro che tra le moltissime persone che ho visto collegate, più di 300, e ne approfitto ancora per congratularmi con la FIAF, che riesce sempre a fare delle serate pazzesche, frequentatissime, quando Maurizio ci svelerà il segreto di questa fotografia, sono sicuro che molti di voi, insomma, non se ne erano accorti. Vai, Maurizio. Sì, beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie a Dennis e Patrizia, la sua dolce moglie, per avermi ospitato qui a casa sua, per partecipare a questo bellissimo incontro, perché io non ho il computer, quindi era un po' un casino. Ieri con l'iPad non riuscivamo a vedere la telecamera, quindi mi ha detto aspetta che andiamo da Dennis, che forse è meglio. Ho mangiato anche un ottimo risotto che Dennis Curti ormai... anzi, io direi che il prossimo evento che si potrà fare lo facciamo anche cucinare, no? Risotto per tutti, no? E quindi perché è veramente buono. Poi con un buon vino, con una bella verdura, quindi una bella serata tra amicizie e fotografia. E poi mi fa piacere vedere tutti gli amici della Fiat che conosco da tanti anni. Pastrone ormai lo conosco credo dall'88-89. Ci vedemmo all'entate sul Seveso che andammo a bere un aperitivo che non mi ricordo neanche come si chiamava, ed eri con il nostro amico di Torino, quello che fa bibliotecario, come si chiama? Il buon Renato Renato Longo, insieme a Longo, che Renato. saluto, magari sarà collegato anche lui, e poi Sicuramente collegato. Roberto Rossi lo conosco anche lui da tanti anni. Ricordo la prima volta che andai a Bibbiena che non trovavo nessuno, dicevo ma dove cacchio sono finito, no? Devo dire che invece Bibbiena è stata mitica perché loro organizzavano questo il Grand Tour dove veramente c'era una comicità assurda, dove c'erano tutti questi comici che tra altre cose lavoravano con Nuti, no? C'erano tutti dei comici professionisti. Stiamo parlando della comicità toscana, quella legata a Nuti, legata al premio Oscar, come si chiama, a Benigni. Benigni. Quindi stiamo parlando di comici importanti. E facevamo delle giornate al Grand Tour incredibili. Poi ricordo una volta con il nostro amico, come si chiamava, quello che Roberto, abbiamo girato nelle case con il rotolo di carta a dirgli Monchi. se... Eh? No, Monchi. Monchi, no, l'altro, quello era un grande grosso anche lui. Napolis. Eh? Pinapolis. No, Vabbè, no, dai, un parlaci di altro. Johnny Depp, su. C'era questo qui che giravamo nelle case e praticamente chiedevamo alle signore se ci facevano andare in bagno che avevamo noi la carta igienica. Quindi c'è una cosa veramente Entriamo in serata, un'esperienza Maurizio. bellissima e no, per far capire che la fotografia è anche Certo. amicizia, no? E quindi poi vabbè, la storia è andata bene, nel senso di dire che le mie fotografie sono piaciute. Saluto anche il nostro amico Roberto che ci Alla sta regia. alla regia. Grazie. E complimenti Roberto per il filmato, perché poi io mi sono scaricato anche grazie a Shazam la musica che era stupenda.
veramente una bellissima presentazione che mi ha anche emozionato, perché rivedere il proprio percorso in un amen, come si dice in gergo, è veramente molto bello. E quindi, che dire, oggi guardavo a caso un libro che consiglio a tutti, oltre al libro di Dennis che è meraviglioso. Oggi leggevo questo libro di Ghiri che si chiama L'amico infinito, di Claude Nourry, e c'è una frase edito da Corrivetti, Postcard, c'è una frase bellissima che dice in Francia le sue presidenze lo portavano verso Alger, parla di Ghiri, per il suo sistematico inventario dei luoghi e delle cose della vecchiaia, Parigi che stava per scomparire, ma soprattutto verso Jacques-Henri Lartigue, dove tra altre cose adesso Dennis ha organizzato una bellissima mostra al Museo Diocesano di Milano, dove dovete venire a vedere, che è una mostra straordinaria, si inaugura domani e dura 3 mesi. Dura fino a ottobre. Fino a ottobre. Non tanto per le istantanee, la freschezza dello sguardo, il loro appassionato giocoso, ma perché Lartigue aveva capito che il segreto e il fascino della fotografia non stavano nella precisione, bensì nell'adozione di un metodo, quello dello stupore del ricordo. E io, che poi sono frasi che ci ritrovo sempre anche in Dennis, io mi ci ritrovo molto in questa frase. Cioè, la non convenzione, ma entrare dentro con la tua scrittura, con la tua sensibilità, dove l'immagine che fai deve avere comunque una condizione di sospensione. E questa cosa qui, secondo me, in questa frase ce la ritrovo molto. Parlando dell'immagine di Johnny Depp, ha una storia molto particolare, perché se vedete a un certo punto ha gli occhiali, poi non ce li ha più. Le foto dove ho fatto gli occhiali erano le prime foto, quindi guardando il monitor a sinistra. Avevo 40 foto, perché quello di Polaroid che ci doveva portare le fotografie aveva, non so, gli era successo un problema la sera, quindi aveva smarrito le scatole, non ho più pallida idea di cosa sia successo, forse gli sono cadute anche in laguna, non lo so. Comunque sta di fatto che quel giorno lì, fino alle 5 della sera, avevamo solo pochissimi scatti, e quel giorno lì però dovevamo fare la foto a Johnny Depp, George Clooney, la Zeta Jones e Salma Hayek. E quindi per Johnny Depp avevo destinato 40 scatti, poi però due si bruciarono subito perché la macchina era difettata. E quindi quando a un certo punto il manager, dopo le prime 7 file, mi disse: no, ma lui si deve mettere gli occhiali, io dissi: cavoli, se avessi dovuto ripartire da zero, sicuramente non riuscivo a fare il ritratto. E quindi dissi: andiamo avanti così, che bellissimo. Lui non dice niente. E vedete che questa immagine, quello che diceva Dennis, c'ha questa imperfezione dove c'è l'occhiale, dove non c'è l'occhiale, poi c'è l'occhiale. No? Quindi è il work in progress, è costruire l'immagine con la pancia e non con la progettualità metodica. No? Quindi vuol dire che quando fai una fotografia ti devi lasciare andare, non devi pianificare tutto, perché non sei un urologo che sta operando un paziente di prostata, o un dottore che sta facendo partorire una donna, ma sei uno che deve cercare un'immagine che deve comunque emozionare. E questa cosa qui è, secondo me, è molto importante. Quindi questa imperfezione dovuta alla casualità la trovo, secondo me, molto bella. Infatti poi la storia ha dato ragione a questa immagine, finita in copertina sul Times di Londra, è stata venduta a una grande collezione, ed è un'immagine che comunque ha segnato molto la mia storia, no? Diciamo che è un po' il mio calcio di rigore tirato bene, che mi ha dato fortuna. E quindi lasciarsi andare, ecco, la prima cosa che deve venire fuori questa sera è quello di lasciarsi andare, di non voler fotografare dei dogmi, non voler fotografare delle scene scontate, ma volere fotografare sotto traccia, andando a cercare le emozioni, le piccole emozioni, che poi era un progetto tanto caro a Ghiri, no? Cioè Ghiri cercava le emozioni nell'imperfezione, non cercava mai l'accademia, cercava l'imperfezione. Questa cosa qui è quella che ti deve guidare per mano e andare avanti. Sì, diciamo che questa immagine, che poi è diventata un'immagine
con la quale tu ti sei identificato molto, perché l'hai usata tantissimo, è un po' uno dei tuoi segni di riconoscimento. Rischiavi di non poterla fare, perché questo incidente degli occhiali insieme alla mancanza di pellicole, poteva cancellare l'esistenza di questa icona, mentre invece la tua capacità creativa di risolvere i problemi all'ultimo momento, alla MacGyver si direbbe, ti ha consentito di portare comunque a casa le immagini. Però è una situazione nella quale ti sei trovato più volte. C'è un'altra immagine che, anche se non la vediamo, non ha importanza, ma che è sempre nella storia dei ritratti, perché poi in questa grande campagna di rilancio che Maurizio fa con Polaroid, lui è testimonial internazionale insieme a Lady Gaga, giusto così per fare dei nomi conosciuti a tutti. E in quell'occasione ti capita di fotografare Robert De Niro. Sì, Robert De Niro, che per inciso lui odia farsi fotografare fuori dai set, quindi lui fa solo delle sessioni fotografiche con l'ufficio stampa del film, oppure si fa fotografare ovviamente sul set del film, ma di sicuro non si presta per dei posati. E quindi io ero lì per Polaroid nel 2010, quando ha riaperto, perché poi io nel 2010 ho fatto questo accordo con Polaroid, è durato 2 anni, poi me ne sono uscito e poi nel 2017 sono partito con Fuji, dove tuttora collaboro e sono molto felice di questo, ma ne parleremo più avanti. E diciamo che con Fuji Italia, e diciamo che De Niro a un certo punto non si voleva far fotografare, perché lui non voleva, diceva che gli doveva dare una fotografia di archivio sua, e allora quello di Polaroid disse: se non ci dai fai fotografare l'immagine da Maurizio, se non fai il mosaico, ovviamente non puoi essere pagato, perché noi siamo sponsor del Tribeca, esatto. Ma la cosa più importante è che ci fosse il ritratto Polaroid fatto da Maurizio di Bob De Niro, che era un po' il padre padrone del Tribeca e l'icona per tutti gli americani. E quindi alla fine facciamo questo ritratto dopo grandi peripezie, e la cosa meravigliosa è che a un certo punto, quando lui vide che io componevo un ritratto per terra inginocchiato al Crosby Hotel, si mise a piangere, mi bagnò tutta la camicia con le sue lacrime, che se avesse avuto mia mamma, che è una molto fedele, passava da Santa Rita, sicuramente sarebbe passata le lacrime di Johnny di Bob De Niro, e diventavano delle lacrime sante, no? E quindi questo per dire che lui si commosse, alla sera mi diede un posto bellissimo alla festa che c'era al Tribeca per gli artisti, i registi, questa grande serata. Io ero vicino a questa giapponese, che ero vicino a Serrano, ero di fianco a Serrano, di fianco a Schnabel, e poi proprio di fronte a Schnabel, a destra Serrano, a sinistra avevo questa donnina giapponese, che a un certo punto io non capivo chi era, lei continuava a farmi gli inchini. Mi ricordo che non era molto alta, perché non arrivava coi piedi per terra la sedia, le sedie erano abbastanza di sgabelloni alti. E poi arrivò lì uno, cominciarono a parlare di sto John, no? E allora ho capito che parlavano di John Lennon, e questo era Yoko Ono. Quindi fu una esperienza memorabile a questo Chanel Prize. E poi il giorno dopo De Niro mi commissionò il ritratto a tutta la sua famiglia, e compreso il figlio, quello che ha bipolare, fotografai sua moglie dell'epoca Grace, fotografai le altre 2 gemelle che avevano. Quindi mi permise di entrare dentro della sua famiglia grazie a questo ritratto, che lo commosse tantissimo, perché diceva che ci vedeva suo padre, sua madre. Fu veramente un'esperienza indimenticabile, una delle tante belle cose che sicuramente la fotografia ti regala, no? E tra queste c'è un siparietto piuttosto simpatico, perché nel rilancio di Polaroid Lady Gaga è spesso sul palco con te per farsi fotografare, ma a volte si presenta con delle acconciature di capelli e di vestiti che non ti consentono nemmeno di avvicinarti, perché arriva con delle creste, con degli spuntoni, quasi fil di ferro. Ma lei ti ha dato un soprannome anche.
che come mi ha chiamato, mi ricordo. Maurizietto Paparazzo. Maurizietto Paparazzo, perché lei aveva fatto Paparazzi, no? Sapete, Paparazzi, no? La canzone. E lei mi chiamò così, esatto. E fu bellissimo, perché poi anche lì fu una sfida, perché non so se c'è il ritratto di Johnny Depp, di Lady Gaga, se ce l'avete, però quel ritratto lì è particolare perché c'è una ripetizione dei capelli. Roberto, se lo vuoi far vedere, basta che vai anche su Galimberti Gaga, che ti viene fuori su Google, così lo trovi e lo puoi proiettare. E la cosa bella fu questa, che lei si presentò con questa pettinatura, tipo un capello di una mondina che raccoglie riso, e quindi io non riuscivo ad appoggiargli la scatola su tutta la testa. E quindi fotografai 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte questa parte, e poi scesi e me lo reinventai, no? E lì la capacità di adattarsi a tutto, no? Io penso che siano anche quelle capacità che la vita ti dà, no? Di adattarsi a tutto, cioè sei un bambino piccolo, trovi una famiglia, sei grande, trovi sempre una soluzione a un problema, ma la devi trovare subito lì, all'istante, perché 30 secondi dopo è troppo tardi. Poi facciamo conto che quel ritratto lì l'abbiamo fatto davanti almeno 10.000 persone che erano impazzite. Poi Lady Gaga all'epoca era veramente come che ne so, adesso per i tifosi dell'Inter, Lukaku, quindi era veramente, se Lukaku dovesse girare per Milano, immaginiamo il delirio, e Lady Gaga era la stessa cosa, quindi era veramente tanta roba. Ecco, vedete che questa immagine è chiaramente la ripetizione dei capelli, vedete che si intuisce, si ripetono continuamente. Il ritratto è molto più grande, però già da qui si vede, no? E quindi fu un'esperienza memorabile. Lei appunto mi chiamò Paparazzo, e fu un altro, sì, sicuramente un bellissimo ricordo, uno dei tanti ricordi che la fotografia ti dà, ti concede, ti regala, no? Ad esempio con Dennis ricordo un bellissimo viaggio che abbiamo fatto nel 93 con Mitsubishi Pajero, che tornavamo da Savignano, che ci siamo schivata di non portare Lanfranco Colombo, che ci avrebbe stordito di parole, ma il grande, salutiamo il nostro amico Lanfranco, che anche lui ha dato tanto la fotografia. Era il 92, e parlammo appunto di viaggio in Italia, dove appunto nacque questo mio lavoro, viaggio in Italia con le vecchie Polaroid, le Spectra, ed era un lavoro partendo appunto da Ghirri, da Fontanellato e dalla Rocca di Fontanellato, dalla Camera Chiara. Poi Ghirri a quell'epoca lì possiamo dire che non era così importante, no? Cioè era forse più importante certi paesaggisti, Stephen Shore, Eggleston, no? Io però vorrei tornare a questa biografia che stiamo scrivendo insieme. In realtà la sta scrivendo Maurizio, io faccio solo il traduttore, cioè registro e riporto con Patrizia. Esatto, con Patrizia in lingua i suoi racconti, non tanto le sue memorie. Adesso voi lo vedete qua seduti, sono sicuro che tra tutte le persone collegate molti lo conoscono. Sì, anzi saluto tanti amici dal che vivo. Mi hanno scritto Rossetti, Domenico Rossetti, la mia amica pugliese, insomma saluto tutti. Vabbè, comunque molti lo conoscono, però come dire, se si alza Loredana Moretti e marito, e Domenico Rossetti che mi hanno scritto, questi ci tenevo a salutarli. Però è quasi 2 metri per 100 chili. 115. Sì. Due porzioni di risotto e via così, no? Ecco, lo vediamo così sicuro di sé, finalmente un fotografo di successo, un fotografo che ha pubblicato più di 60 libri e quindi insomma davvero davvero importante. Ma in questa biografia noi è vero che partiamo con Johnny Depp, cioè partiamo con un'immagine che poi nella quale lui si è fortemente identificato, ma poi il libro comincia con la sua storia personale, e io vorrei ritornare lì non tanto per sviluppare un racconto strappalacrime, ma perché sono convinto che l'infanzia, per certi aspetti terribile all'inizio ma piena d'amore dopo, abbia in qualche modo segnato l'uomo che è adesso.
perché ce lo racconterà lui, perché quando bambino ha avuto delle esperienze particolari, soprattutto con i suoi sentimenti e con la sua visione, che nel tempo sono ritornati a galla. Ti va di parlarne? Sì, sì, assolutamente. Sì, diciamo che, apro una parentesi, saluto anche Luca Monelli che mi ha scritto, quindi lo saluto, che è anche amico di Roberto Rossi della FIAF, di Pastrone meno, perché Pastrone ci ha promesso a tutti i mari e monti, non ci ha mai dato niente, quindi Pastrone è veramente cattivissimo. E parlando dell'infanzia, che dire, l'infanzia è stata è una storia strana, perché tu sei lì in un posto, arriva una, dice chi vuole la mamma, e tu dici la voglio io, no? E questa diventa tua mamma e tuo padre, quindi una bella storia, se vogliamo. E chiaramente poi quando arrivo a casa mi rendo conto che in collegio, in orfanatrofio, è più giusto chiamarlo orfanatrofio perché non era un collegio, c'erano sempre queste grate, sapete, quelle finestre di quei palazzi nobili, in Toscana ce ne sono tantissimi, no? Che hanno tutte queste inferriate di vetro, che di solito sono 3x4, sono 3 buchi in orizzontale e 4 in verticale. E quindi alla fine, per me bambino che non potevo mai uscire, il mondo era un po' una gabbia, no? Era un po' mosaico, perché io vedevo comunque questa griglia nera e la realtà la vedevo in una griglia nera. Oppure quando poi arrivo a casa e vedo che mio papà mi porta sui cantieri, e anche lì vedo il mondo dei cantieri, che era fatto da tanti ponteggi, che alla fine quando eri dentro nel cantiere guardavi fuori, rivedevi la griglia nera, no? Che era un po' più grande, però vedevi sempre questo mondo fatto a pezzi, no? E quindi da lì, e poi arrivo a casa mia c'è ancora adesso, c'è questo bellissimo mosaico fatto a Ravenna di San Giorgio che uccide il drago, e quindi era destino che in qualche modo nella mia vita ci fosse un mosaico, no? Perché è innegabile. E quindi quando ho iniziato a fare i mosaici, sicuramente la prima diciamo ispirazione è stata quella della memoria, quella delle icone passate. Oppure quando ero in collegio, in seconda media, che avevo questa professoressa di italiano che mi fece scrivere 1500 volte non devo arrampicarmi scimmiescamente sulle finestre, no? Pensate, scrivere 1500 non devo arrampicarmi scimmiescamente sulle finestre, perché io saltavo su sulle finestre e gridavo, Sgarbi non era ancora conosciuto, e gridavo libertà, libertà, no? Cioè, perché volevo che ci mandavano a casa, no? Quindi sono tutte quelle reminiscenze che hai da bambino, e sicuramente il mosaico è una reminiscenza di quella cosa lì, e quindi era destino che facessi il mosaico. Se qualcuno va a Meda in via Luigi Ro, nella casa dove vive ancora mia madre che ha 102 anni, e niente, e questo mosaico è ancora lì, bellissimo, e prima o poi lo fotograferò, perché devo rendere giustizia, come rendo giustizia ai ponteggi, a tutti i teli che sono sui ponteggi, sapete, i teloni che proteggono i cantieri. E da lì poi che è nata anche la mia idea fare il lavoro con Cristò, e adesso con l'archivio di Cristò probabilmente avremo anche una causa impegnativa, perché mi hanno denunciato per plagio, ed è chiaramente un lavoro artistico, secondo me, che ci sta, perché quello che diceva Calvino, l'artista deve rileggere quello che già esiste, no? Con il proprio strumento e la propria contemporaneità, quindi non ci vedo niente di male in questo, nel redimento, che poi sono che sono un po' una caratteristica anche il libro che stiamo guardando questa sera, quindi la rilettura, no? Quindi ma questa cosa qua. Dentro questa vicenda della biografia che stiamo appunto preparando insieme, a un certo punto tu dici che la tua curiosità verso la fotografia istantanea arriva anche per un tuo timore, per una vera e propria fobia della camera oscura. Sì, e quindi il buio, la paura del buio, perché il buio è qualcosa di devastante, no? Per uno che comunque, cioè, uno che non l'ha vissuto non si rende conto, ma voi pensate di
di nascere non a casa vostra, di ricordarvi che i primi momenti ti ricordi di una suora con i baffi che si chiamava Suora Ernestina, che ti menava pure, quindi la suor Natalina. Io mi ricordo che poi quando vedevo il Corsaro Nero, sapete la nonna del Corsaro Nero, che c'era Renato Rascele, poi c'era un altro che faceva Nicolino, e poi c'era Aveninchi che faceva. Io quando vedevo Aveninchi cominciavo a piangere perché mi ricordava la suora, no? Quindi quando vivi quei momenti lì, è logico che non puoi pensare di stare al buio, ma ancora adesso, cioè io se sto al buio da solo c'ho paura, cioè io abito in una casa da solo, ma di sicuro non c'è una tenda e ci sono tutte le finestre spalancate. Poi alle 6 di mattina, che adesso ho scoperto che entra il sole, mi alzo e chiudo l'anto oscurante, ma non la chiudo del tutto, perché comunque, oppure lascio acceso la luce in corridoio, lascio acceso la luce in bagno, perché veramente mi fa paura. Eppure davanti alla porta d'ingresso metto delle sedie, così se entra qualcuno lo sento, no? Cioè, sono quelle paure che ti restano dentro e che comunque poi nelle tue fotografie vengono fuori. Insomma, il tuo percorso di vita ti insegna. Quindi la camera oscura per me non era possibile, perché io durante le sedute in camera oscura soffrivo tantissimo, no? E quindi la Polaroid è la soluzione. La Polaroid era la soluzione, esatto. Nell'82, tra tante cose, dove parlando di Ghirri, ho scoperto che oggi guardavo questo libro meraviglioso di Claude Nourrit, dove c'è quella foto bellissima di Ghirri della giostrina, e la prima foto che fece a Giorgio, a mio figlio, era su una giostrina di quelle lì, no? Quindi mi piace pensare che magari quella lì eravamo Marina di Ravenna, quindi quella foto lì l'ha fatta Marina di Ravenna, che sa mai che sia la stessa giostrina, non lo so. Però sono quelle cose che... E lì scoprì un mondo e poi andai avanti, no? Però... Comunque, diciamo, sempre seguendo questo filo rosso della biografia di Maurizio, appunto c'è un primo capitolo dedicato a Johnny Depp, poi ce n'è un secondo, un terzo dedicato alla sua infanzia, no? Dove viene raccontata la vicenda di questo bambino adottato e poi accolto in questa famiglia generosissima, gli consente di crescere, di studiare, di giocare, diventa un giocatore di basket prima di occuparsi di fotografia, data l'altezza e la prestanza fisica. E poi proprio perché la biografia non va in senso strettamente cronologico, raccontiamo di un fatto che a me mi aveva molto colpito, perché a un certo punto la Polaroid fallisce e non produce più le pellicole, e quindi tutti dicono: Maurizio Galimberti è finito, Maurizio Galimberti senza la Polaroid non può più esistere, perché gli manca lo strumento principale, lo strumento principe. E qui, come dire, si apre una crisi enorme, no? Maurizio davvero va in crisi, sì, sì. Me lo racconta, me lo dice, però poi succede qualcosa, c'è sempre questa vicenda del caso di cui Maurizio ci parlava prima, e al caso Maurizio si affida spesso, ma non troppo, non pensate di avere a che fare con una persona, come dire, superficiale. E anche qua viene a scoprire che c'è una scorta di Polaroid piuttosto importante in un certo posto del mondo, non proprio vicino e non proprio facile. Sì, era New York. Saluto anche Mena Romeo, che mi ha detto salutami, ciao Mena, tutti gli amici di Cortigiano Cala. Certo, eh. È bello vedere che riuscite a raccogliere tutti questi amici in un solo gruppo. Quindi c'erano queste Polaroid da B&H a New York, dove io prima di partire trovai anche qualcuno che mi aiutò economicamente, perché si parlava di spendere 300.000 euro di pellicole. E poi io vado a New York da B&H e dico: voglio comprare le pellicole. Mi dicono: non si può, perché te ne possiamo dare 30 pacchetti. Io voglio comprarle tutte, erano migliaia di pacchetti, perché poi tu li vai a vendere. Quando poi le dimostrai
attraverso il mio sito internet. All'epoca non c'era Instagram o Facebook, che io comunque di base facevo lo sperimentatore, facevo l'artista con le Polaroid, mi dicevo ok, te li vendiamo, facciamo un'intervista con la CNN. La cosa più bella fu che mentre che ero lì a fare questa intervista mi chiamò questo mio amico che era in aeroporto al JFK e mi disse: cacchio Maurizio, ma cosa ti è successo? Ti vedo in televisione che stai parlando, ma ti hanno arrestato. Ho detto no, sto parlando perché sto comprando delle pellicole, no? E quindi comprai tutte le pellicole con la battuta bellissima di a un certo punto dopo mezz'ora mi chiama uno da Roma di American Express e mi dice: dottore Alimberti, buonasera, fa, sono da American Express di Roma, ma non mi dica, scusi, non mi dica, ma lei sta per caso a New York? E io gli faccio: perché? Perché ci stanno a bruciare la carta, hanno fatto 3 transazioni da 100.000 euro, ci stanno proprio a bruciare la carta. Io sono disperato perché non sono riuscito a bloccare, perché non so come ho fatto, dico la verità, mi sono addormentato e il sistema era aperto e non ho controllato. Mi dica che è lei, perché sennò io sono licenziato. Ho detto no, guardi, sono io, e quindi ci fu anche quell'inconveniente lì così bellissimo. E comprai tutte le pellicole e fino al 2012 andarono bene, 2013 poi cominciarono i problemi perché ovviamente il chimico si era esaurito, ma soprattutto la batteria, e quindi poi iniziarono tutti i problemi. Io non tenevo le pellicole in frigorifero, scioccamente, cosa che adesso faccio. E comunque è stata una bellissima pagina, e devo dire con grande, forse anche con grande rammarico, perché io non sono mai stato invidioso di nessuno e non ho mai odiato nessuno. Oggi mi sono permesso, oggi Giorgio, mio figlio, ha pubblicato un post di Gast, il suo ritratto, e io ho detto a Giorgio: non sono d'accordo tanto su quello che dice, perché poi vedendo i suoi ritratti non è quello che dice, però ho detto un commento, dice: ah, ma è morto, non si può andare contro. Ho detto: ma non è che tutto quello che uno dice è un dogma, ci sta, no? Che uno dice una cosa, certo, e poi ne fa un'altra, che sia vivo o morto, con tutto il bene che voglio a Giovanni. E quindi dico questo per dire che io ho sempre voluto bene a tutti, però ho sempre detto che una cosa mi piace di più, una cosa mi piace di meno. E una cosa che ho notato invece, quando io avevo questo grande problema che le Polaroid erano finite, tanta gente rideva proprio sotto i baffi, perché diceva: così ce lo togliamo dai coglioni Galimberti, no? Perché per tanti fotografi, non sono mai stato considerato un fotografo perché le Polaroid non sono fotografie, quindi parliamone, no? Ecco, ma a questo proposito, sempre tornando al libro che stiamo scrivendo, il capitolo subito dopo si chiama Mamma butta la pasta, la Polaroid è tornata. Sì, e perché eravamo a Hong Kong e allora c'era Marcheselli, che era all'epoca era quello che aveva messo più soldi nell'acquisto di Polaroid Corporation. Lui era Giovanni Tomaselli, sì, ed era praticamente un italo-australiano, italo nel senso che è nato, mi sembra, il 21 di febbraio alle 5 del pomeriggio, e il 22 di febbraio alle 4 del pomeriggio era già su un aereo a Roma. Lui è nato in Calabria ed era già su una Roma, a Roma per l'Australia, e non tornò più in Italia fino a quando aveva 40 anni. Le uniche parole che sapeva dire in italiano erano mincia, non diceva manco minchia, diceva mincia, poi diceva cazzo e poi diceva vaffanculo, no? E merda. Quindi il suo italiano era questo qua, però diceva I am italiano, cazzo, e così, no? E allora un personaggio incredibile. E quindi tante cose, racconto un aneddoto divertente, che quando eravamo a Hong Kong proprio per il lancio del famoso Mamma butta la pasta, c'era questo autista coreano e aspettavamo che arrivava Tomaselli, e mi disse un saluto, un benvenuto in italiano, no? E io gli dissi, gli feci imparare questa canzone e dissi: che cazzo vuoi, che minchia fai, che minchia fai, che cazzo vuoi, no? Che è tradotto da un italiano coreano di Hong Kong, diventava: che cazzo uomo, che minchia fai. E allora quando questo qua italiano Tomaselli salì, noi avevamo registrato la canzone, ovviamente io cantavo sottotono così sentivo la sua voce,
e questo qui si incazzò con questo coreano che lo buttò fuori dalla macchina e si mise lui al volante. Era incazzato nero perché diceva che gli aveva mancato di rispetto. Quindi il primo incontro con Tomaselli, che io l'avevo conosciuto lì, non fu bellissimo, perché quando poi le dissero che l'architetto di tutto questo ero stato io, dice: questo lo rimando in Italia, no? Va bene, detto questo, alla sera eravamo con questa Rosemary che in Hong Kong è, come dire, che ne so, la come si chiama, la Belen Rodriguez di Hong Kong, e abbiamo fatto ritratto. E quando poi dissero, i giornalisti mi dissero: ma in fin dei conti che cosa diresti agli appassionati di fotografia? Io dissi: mamma, butta la pasta che Polaroid è tornata, no? E il giorno dopo sul giornale di Hong Kong, ma veramente sulla prima pagina, c'era scritto: Galimberti mamma, butta la pasta, Polaroid scumbag, no? Ma fu una cosa bellissima, epica quasi, cioè, era ancora in giro da qualche parte il ritaglio di giornale. E lì fu bellissimo. Poi è anche vero che poi dopo, per 3-4 anni, poi loro 2 anni poi uscirono, perché non riuscirono a fare la formula chimica. Poi è arrivato Impossible e tutta la storia di Impossible. Poi io sono passato a Fuji e sono molto contento, e quindi alla fine vissero tutti felici e contenti, no? Quindi... Ecco, a questo proposito vorrei introdurre un altro tema che mi ha molto incuriosito nel raccogliere i racconti di Maurizio, e che a un certo punto, sempre con la fotografia istantanea, preferisco chiamarla così piuttosto che con un marchio, anche sì, perché appunto oggi Maurizio è ambassador di Fuji e non lavora più. Ambassador sperimentatore. Che mi ha cambiato molto la vita in positivo. E a un certo punto viene chiamato per fare un lavoro professionale, perché... uno degli aspetti che ritorna spesso in questa narrazione è questo doppio binario della sua attività di grande sperimentatore, di ricercatore, di artista, che quindi vende le proprie opere al mercato del collezionismo, eccetera, ma è anche un fotografo professionista. Questo bisogna dirlo con molta convinzione. Quindi viene chiamato da marchi della moda, del food, del beverage, insomma abbiamo fatto tanti progetti insieme, e in questo caso specifico viene chiamato da Jaeger-LeCoultre, è un importante marchio, un brand di orologi. Per i 75 anni del reverso. E quando Maurizio si presenta per fotografare questo orologio, viene ricevuto dall'amministratore delegato, dal presidente di questo importantissimo brand, e gli dicono: scusi, ma dov'è la sua attrezzatura? Dov'è la sua attrezzatura? E io dissi: no, scusate, sono contento che Pastrone si è mosso, perché mi sembrava paralizzato, non si muoveva, era totalmente fermo. Claudio! È concentrato. Allora, no, a parte le battute, fu bellissimo, perché... Ma questa è una cosa che mi è successa spesso, anche quando andai da Bobbio, che dice: ma dov'è la macchina fotografica? La scatoletta. Poi all'epoca, per evitare di essere fregato dai ladri, perché sai che quando tu scarichi la macchina, che magari vedono una borsa fotografica, te la possono anche rubare. Quindi io, quella della Polaroid, mi diceva: usiamo i sacchetti dell'S lunga, che così siamo sicuri che non ce li fregano, no? Allora ci presentavamo a casa dei grandi personaggi come presunto grande fotografo con le macchine fotografiche dentro nei sacchetti dell'S lunga, no? E questa cosa successe, tra le altre cose, anche in Svizzera. Avevo le pellicole, andai lì, e questo qua mi vide arrivare, disse: ma come, lei il fotografo, dov'è l'attrezzatura? E quando vide la scatoletta disse: ma wow, no? Anche questo qua diceva merda, questo qua era francese, diceva merda, no? E poi dopo, però, quando vide la foto che facemmo all'Atmos, che devo dire che è un capolavoro quella foto lì, la foto, non so neanche io come ho fatto a farla, perché sono quelle cose che vanno oltre la fisicità, non so, chiudi gli occhi e la fai, no? Io ricordo che un giorno parlavo con Daniele Massaro, ve lo ricordate, il calciatore ex Milan, Fiorentina, Monza, Fiorentina e Milan, che nel 94, a differenza di Roberto Baggio,
lui segnò il rigore e le dissi: ma com'è tirare un rigore alla finale? E lui mi disse: sai Maurizio, cioè, la sensazione era questa, che la porta era alta e strettissima, il portiere lo vedevi più largo della porta e immenso, no? E tu quindi dicevi: ma io adesso cosa faccio? Allora lui disse: io chiusi gli occhi e tirai, più o meno sapevo dove era la porta. Io penso che quando ho fatto quelle fotografie lì un po' è stata la stessa cosa, cioè di chiudere gli occhi e di farsi guidare dalla propria esperienza, dalla propria passione, dal proprio karma, no? E infatti lui fece il rigore e io feci quella fotografia lì, però all'inizio lo sbandamento, ma questo mi è successo anche con Acqua di Parma, quando ho fatto la campagna, che ero lì con la Fuji Square, e poi era la prima volta che la usavo in una sessione di lavoro, quindi il primo mosaico era un po' da lontano, non era proprio fantastico, e questo qua diceva: ma siamo sicuri che lui è l'artista? E qua lui dice: sì, è lui. Però poi mi sono vendicato, perché pensavamo a 5 giorni di shooting, e dopo, alla mattina, il giorno dopo, alle 11, avevamo già finito tutto il lavoro, quindi poi quando metti il gettone il galimba parte e non si ferma, ecco, questa cosa qui è importante. Però alla base di tutto c'è grande lucidità, grande progettualità e, tra virgolette, grande semplicità. Se io, a differenza di tanti, non amo i layout, non amo le cose che poi devi copiare, perché, come diceva giustamente Robert Frank, quando ha fatto il famoso corso per entrare all'ICP di New York, no, negli anni 50, dove i suoi mentori erano Walker Evans e Dorothea Lange, e quando con Walker Evans pianificò tutto un progetto, dove però poi, quando tornò da Walker Evans, gli disse: caro Robert, non hai fatto le foto che dicevamo, no? Questo lo potete leggere sul libro di Geoffrey Dyer, L'infinito istante, che racconta proprio questa bellissima pagina. E lui dice: no, perché vuol dire che io sarei uscito a fotografare con i miei preconcetti, e non va bene, io sono uscito e ho fotografato quello che ho trovato. Poi non dimentichiamoci che da quelle foto lì è nato The Americans, no? E quindi un libro onesto che ha cambiato la storia dell'America e della fotografia in generale, che però nasce di pancia e non da un layout, ecco. E tutta la mia fotografia nasce di pancia. Ad esempio, il reverso, avevano tutto studiato una composizione che secondo loro io dovevo fare, e io l'ho fatto come volevo io, e alla fine la cosa venne bellissima. Quindi bisogna lasciarsi andare, ecco. Bisogna avere tanto background, tanto cultura, tanto capacità su quello che stai facendo, però quando sei lì poi ti devi lasciare andare. Un po' come quando un medico fa, un chirurgo ti opera, cioè alla fine lui ti opera in base anche alle sue sensazioni che vede, no? Al male che trova dentro di te, quando ti apre trova un male piuttosto che un altro, no? Sì, tu, però c'è questa cosa qui. C'è una, perché non vorrei che questa vicenda che stai raccontando fosse mal interpretata, nel senso che poi in realtà tu possiedi una tecnica fotografica incredibile. Sì. E Claudio Pastrone ci ha fatto vedere prima il ProArt, questo libretto che elenca tutte le possibilità tecniche, creative e di Polaroid, e anche su Fuji, come dire, hai sperimentato, sei arrivato a mettere in scena un nuovo concetto che ti ha consentito di ripartire con forza, che è questo famoso concetto di matrice. Quindi bisogna possedere gli strumenti tecnici. Qui nella foto che vedete alla Polaroid, Maurizio ha messo quello che chiama il collector, giusto? Certo. E questo strumento qui, come dire, non era scontato. Certo. Ha un'origine precisa, certo, che tu hai intuito tra i primi e che hai utilizzato. Assolutamente sì. Questo qui nasce, questo me lo vendette la prima volta il mio amico Flavio Fantinato, del Fotoottica Fantinato di Erba, nel 1985. Tante cose ho sentito anche oggi, che è un caro amico. E praticamente era marrone, e quindi invece che diffondere la luce la concentrava. Io, quando cominciai a fare i ritratti, venivano dei mostri, e sono pubblicati anche sul mio libro dei ritratti, e quando li vide la nostra amica Scimè a Pisa nell'89, mi disse: ah, se queste foto può essere un'idea, però se non viaggiano con un conto, io, sapete, imito un po' la fotografia, no?
Però diciamo che cosa serve questo strumento che tu metti davanti alla Polaroid. Sono Gianni Bengo Gardin, questo strumento lo metto di fronte, no, adesso facciamo ancora la scimè. Questo strumento qui serve per fare il rapporto 1:1, quindi per veramente quello che tu fai, fotografi in grandezza naturale. Però era marrone, poi arrivò Alan Fiedler, questo grande ingegnere di Polaroid America, che disse che io avevo una grande idea e mi voleva sostenere, e dopo 2 mesi tornò appositamente in Italia e mi portò il collector bianco, che poi tutti quelli voi che mi seguite, Roberto Rossi poi in particolare lo sa, che il colletto bianco diffonde la luce, quindi i ritratti venivano perfetti. Oggi che per fare i ritratti uso ancora Polaroid, perché purtroppo Fuji non ha uno strumento adeguato nel formato e nella tecnologia, non uso più la Spectra, per le pellicole erano scene, le mie Spectra erano scene, uso le 600 e con l'amico Luca Zanella di Verona abbiamo... lui ha progettato questo collector che è fatto con il Forex, siamo riusciti ancora a riprodurre per poter andare avanti su questa sperimentazione. Però sicuramente, come diceva Dennis, qui c'è stata un'intuizione e poi c'è stata anche una forte progettualità, perché come diceva Giuliana, il segreto era quello di trovare una forma che viaggiasse con un contenuto, e non è stato assolutamente facile no. Trovare questa forma. Infatti, se guardate il mio libro dei ritratti, i primi ritratti belli sono quelli del 93, che sono tutti comunque dei ritratti molto semplici. Vedi il ritratto di Giacomelli, vedi il ritratto di Luigi Veronesi, che sono dei ritratti semplici, però all'epoca era veramente complicato farli. Quindi, questa, per qualcuno interessato al mondo femminile, questa forse la più bella donna che ho fotografato. Si chiama Susan Sossamon, questa attrice americana meravigliosa. Qui eravamo a Venezia, credo nel 2004-2005. Bellissimo incontro. E vedete che appunto appoggiando la scatola in faccia nasce tutta questa cosa qui. Poi, come diceva Dennis, con Fuji, che nel 2017 mi presenta la Square, che all'epoca era la 10, all'inizio ero abbastanza terrorizzato, perché dicevo io cosa faccio con questa. Invece poi sono riuscito a, devo dire che in questi 4 anni, anche con Dennis, che abbiamo fatto diversi progetti insieme, uno su tutti quello dell'Emilia, no? Molto bello, con il nostro amico Luca di Bologna, di G-Art, dove c'è questo bellissimo libro edito da Corsero Editore sull'Emilia, è un omaggio anche a Ghirri, se vogliamo, no? Proprio partendo magari anche da Ghirri. Certo. E quindi lì anche un dialogo tra la Square, tra la Fuji istantanea, che dialoga con la Fuji digitale, che è la medio formato, che poi stampi le foto di quella, li stampi con la Square oppure scatti con la Square. Cioè, il mondo istantaneo è cambiato tantissimo, oltretutto proprio da Dennis. Sabato facciamo un bellissimo workshop a Milano, anzi c'è ancora un posto disponibile, se qualcuno si vuole iscrivere, contatti Still, perché sarà veramente un grande workshop proprio perché ti spiega la nuova evoluzione dell'istantanea. Ecco, io direi che la risposta a quello che diceva Dennis prima, a tutti quelli che dicevano cosa farà Maurizio adesso che le Polaroid sono finite, e poi dopo 8 anni arrivò Fuji, e al di là di una diffidenza iniziale, devo dire che c'è stato un grande amore, ed è una macchina che, come dice Dennis, ti permette anche di alzare l'asticella creativa. Cioè, mentre prima avevi una macchina che aveva un teleobiettivo e un grandangolo che era passo avanti e passo indietro, questa ti permette di veramente di avere dei filtri colorati, di avere una latitudine di posa di 6 diaframmi che sopperiscono anche gli errori di reciprocità sui filtri colorati. È veramente una macchina straordinaria. Stiamo parlando di una macchina che sembra, a vederla l'apparenza sembra quasi un giocattolo, ma invece è uno strumento straordinario. Questo per dire che quello che conta non è lo strumento, ma è l'uomo, no? Che si è dietro lo strumento. Certo. Perché, come diceva Edwin Land, io non farò mai un prodotto che costa $50 ma che fa schifo, perché per farlo spendo 500 milioni. Quindi è assolutamente impossibile che io butto via i soldi. E la stessa cosa l'ha fatta Fuji con la Square. E quindi siamo qui oggi contenti di che tutto questo va avanti. Se uno qua mi segue anche su Instagram o sui progetti, vede che il mio lavoro è cambiato tantissimo, ed è il libro che stiamo parlando questa sera,
labirinto nella storia, uno sguardo nel labirinto della storia sicuramente è l'esempio più importante. Mi rivolgo a Claudio per chiedere quanto tempo abbiamo ancora, se dobbiamo chiudere, non vogliamo essere prolissi. Hai il microfono spento, Claudio. Ancora andare avanti un attimo, se volete possiamo far vedere, Robo può far vedere qualche immagine del libro di cui abbiamo parlato questa sera, magari così se avete voglia anche di spiegare un po' qual è l'iter creativo di questo tipo di operazione. Ecco, questo qui ad esempio è una foto di Aylan, no? Il bambino a Bodrum, bambino che è morto sulla spiaggia, e questo qui è rileggere le immagini di altri fotografi, no? Ma che non è un plagio, è quello che diceva Calvino, cioè l'immagine lì e io la voglio riprendere e portare nella mia visione, e la mia visione in questo caso sicuramente amplifica il dolore, amplifica il silenzio, forse è anche un esercizio che ricorda molto le verifiche di Ugo Mulla, cioè la sperimentazione, no? Io penso che qui entrino dentro anche le verifiche del buon Ugo Mulas, e c'era proprio stasera quello, sempre Claude Nori, che diceva che uno deve cogliere il senso di una pratica ripetuta meccanica mente 100 volte al giorno, svincolandola dal suo aspetto utilitaristico. Ecco, io qui cerco proprio questa cosa qui, cerco di svincolarmi dall'immagine e voglio entrare dentro, e la dilatazione diventa musica che posso dire che io voglio accarezzare questo bambino che è morto, e invece che accarezzarlo con lo sguardo dello spettatore mi rimetto dentro come fotografo, anche se non sono lì sulla spiaggia dove lui è morto, e con queste fotografie io cerco di accarezzarle. Infatti se guardate in questo lavoro io ho tolto la gabbia, ho tolto le foto, le cornici bianche della Square, questo è tutto un lavoro fatto con la Fuji Square. Perché ho tolto le griglie? Perché mi sembrava di rendere le immagini troppo convenzionali, troppo leggere, mentre renderlo quasi come se fosse una grande lastra. Diciamo che è come se io fossi lì, in quel posto lì, con una macchina fotografica, a fotografare questo bambino morto, e la mia macchina fotografica fa dei frammenti che sono carezze, che sono baci, che sono dilatazioni del dolore, per far sì che questo dolore sia, se vuoi, sicuramente più scenografico, ma forse anche più silenzioso, perché la scomposizione, non so perché, a un certo punto lo urla di meno, no? Anche se lo dilata, ma lo urla di meno, e te lo fa vedere in maniera più poetica, no? Quindi io trovo che questo Robo riesce a farci vedere la matrice di questa foto. Sì. Devo uscire fuori, scusate, ma è complicata la cosa. Più che altro per capire anche qual è appunto la partenza di Maurizio. Cioè, lui praticamente, se ho capito bene, Maurizio riproduce con lo strumento istantaneo comunque una fotografia storica, o comunque carico il file e poi dopo lo metto dentro nella Square e lo stampo e lo riproduci e lo riproduco, lo stampo tagliandolo con la Square, riproduci, ecco. Poi girando una rotella puoi dilatare l'immagine e stamparla a pezzo alla volta. Per quello che dovete venire a fare il workshop, perché è semplice da capire. Cioè, il grande cambiamento è che il mosaico come questo che c'è alle nostre spalle è fatto da tanti singoli scatti che sommati e tutti insieme danno origine ad un'immagine completa. Con questo concetto di matrice c'è una sola fotografia, che è quella dell'originale, che poi viene fatta esplodere attraverso tanti tagli, e questa è, come dire, la,
la sapienza sì. creativa di Maurizio, che va a scomporre ma a ricomporre un'immagine di grande fascinazione. Questo è un po' in sintesi il concetto di matrice, che peraltro c'è un altro libro che tu hai citato, Claudio, se poi troviamo la matrice la vediamo, ma forse possiamo chiudere su questo, non vogliamo annoiare il pubblico, però mi pare importante la matrice del bambino non c'è. Questa è la matrice della bambina con la bambola, vediamo questa qui ad esempio, vedete? Sì. Questa immagine, poi avremo la foto della bambina. Completa. Hai il mosaico, Roberto? Sì, adesso vado a prenderlo. Poi, come diceva Mulas... Ecco, dicevi, Dennis, del libro che citavo? Hai citato un libro molto importante, che è quello del Cenacolo di Leonardo, perché abbiamo fatto insieme una mostra alle Gallerie d'Italia di Milano, e quel libro e quel lavoro è davvero la somma totale delle possibilità e delle tecniche creative di Maurizio, perché qui nel libro dedicato al Cenacolo ci sono i mosaici, ci sono i ready made, c'è la Fuji, c'è la Giant e ci sono anche le Polaroid singole manipolate, quindi è veramente l'insieme di tutto il lavoro. Cioè, chi vuole davvero capire l'insieme del lavoro di Galimberti deve guardare il Cenacolo. Ecco sì, qua la foto della bambina, sì. L'esplosione. Ecco. Tutto questo nasce da una singola foto. Questo è importante da... Che è dentro della Square. Esatto. Questa Fuji Square. E qui cito ancora Mulas quando dice: Mulas aveva introdotto la complessità nella fotografia italiana, dimostrando che altri mondi di fotografare erano possibili. Ecco, io mi ci ritrovo molto. Cioè, io vorrei fare capire allo spettatore, nel 93 ho avuto la grande fortuna di fotografare il Veronesi e lui rimase basito che con una Polaroid potevi appoggiare la scatola in faccia e avere un fuoco, quando diceva che la Polaroid da 70 centimetri sfocava. Certo. E lui diceva: mi piace questa cosa che sei testimonia della tua epoca, no? Della tua contemporaneità. Ecco, a distanza di 25 anni, dal 93 al 2018, diciamo che Fuji ha dato questo strumento che ha un'altra creatività, ha un'altra possibilità, è uno strumento straordinario e davvero, come diceva Mulas, ci sono nuovi scenari fotografici possibili e al centro di tutto questo c'è l'emozione, perché una cosa che io trovo, se ad esempio andiamo a vedere l'immagine, ce l'hai l'immagine di quella ragazza ecco, guardiamo questa immagine di questi bambini. Ragazzi, guardiamo questa immagine qui. Questa immagine qua a me è molto cara perché un po' mi ci rivedo anch'io nella mia cameretta di orfanotrofio, che avevamo su questo pigiamino tutti uguali a righe. Questi purtroppo sono i bambini di Mengele, del dottor Mengele, che non chiamerei neanche dottore, chiamerei boia. Criminale ad Auschwitz. E questi bambini sono stati, li vedete ben nutriti, perché loro li nutrivano bene, perché poi li sottoponevano a torture indicibili. E non so, ma in qualche modo questa fotografia vuole far sì che il fatto che questo bambino, vedete, parto da guardarla da sinistra a destra, che questo bambino comunque si moltiplica, si viene fuori, anche se è la stessa foto, io trovo che comunque ogni scatto c'ha una fisicità diversa, proprio perché l'inquadratura è diversa, e quindi a questi bambini viene fuori una poesia. È come se, a me mi dà l'idea che questi bambini li ho accarezzati, li ho abbracciati, e non so se forse sono ritornati vivi o se sono rimasti morti, però di sicuro sono dei bambini che posso dire che con questa fotografia dilatata, dal mio umile punto di vista, hanno acquistato una grande dignità, e forse il fatto che sembra è veramente un'immagine fatta oggi, perché è fatta lo scorso anno, ma è un'immagine del 1943, forse gli abbiamo dato una dignità contemporanea, quindi in qualche modo
è brutto dirlo, ma è come se, se cerco di toglierli dall'oblio della morte per ridare la vita. E quindi non so, è un lavoro che a me, ecco, guardiamo che questo bambino cambogiano, no? E lui il giorno dopo è stato messo sulla sedia elettrica dal regime di Pol Pot, perché suo padre nel suo negozio che vendeva cianfrusaglie lì a Phnom Penh, la capitale della Cambogia, Phnom Penh, no? Sì. Phnom Penh aveva, sì, aveva messo dei payoff, aveva messo delle frasi contro i Khmer Rossi, contro Pol Pot, quindi questi gli hanno preso il bambino, l'hanno fotografato come lo fotografavano i nazisti e poi l'hanno messo alla sedia elettrica, no? E secondo me questo bambino, non so, per me è ancora vivo, non so, in qualche modo gli ho restituito la vita, perché tutti gli spettatori guarderanno questo bambino, guarderanno questa immagine, come questo bambino del ghetto di Auschwitz, no? Con le mani in alto. Con le mani in alto, oppure purtroppo si cade sempre lì, no? Sui bambini che sono, e poi ci sono anche le donne in questo libro, perché se guardiamo c'è Sofia Loren nella Ciociaria, o guardiamo che, beh, queste qua sono immagini più di guerra, ma prova ad andare avanti, vediamo se, ecco, questo è un altro bambino di Auschwitz, o questa bambina, la famosa fotografia che ha vinto il Pulitzer, che io scrissi questa immagine, quando la vidi su Facebook, su Instagram, scrissi questa immagine merita il premio Oscar, perché questa immagine è cinema, è letteratura, è fotografia, c'è tutto, no? E questa immagine di questa bambina morente, secondo me, è veramente l'immagine del dolore, e non so, forse questa scomposizione con questo dolore, con questa anche stranezza, se volete, perché io penso che poi ci sia sempre una casualità, che comunque non è casualità, ma è irrazionalità, che però non è razionalità, ma è verità, cioè è quel senso di mistero che oggi sentivo Henry De Luca, che raccontava che il giorno che è morto suo papà l'ha sognato la notte e ha fatto una visita al lotto che ha guadagnato i soldi del funerale, no? Ecco, io questa è una cosa quasi goliardica, che tuo papà ti scrive, che te lo sogni di notte, Henry De Luca, che oggi compiva 71 anni, e però questo bambino, non so, il fatto di aver incontrato questa foto, che la fotografia a un certo punto diventa quasi fango, guardate come la parte di destra è fango, trovo che sia veramente qualcosa che sublima la mia voglia di fare questa fotografia, perché questa fotografia qua mi, non so, mi buca la pancia, perché in qualche modo la rilettura restituisce la dignità di questa sofferenza, che speriamo che non sia morta per niente, agli spettatori, a tutte quelle persone che devono capire. Ad esempio proprio ieri è successo che un soldato spagnolo, no, un subacqueo spagnolo ha salvato un bambino di 2 mesi, no? Quindi ecco, in questo è anche un po' mio stare dalla parte dei deboli, perché comunque anch'io ho subito queste cose, e quindi se pensiamo che un bambino di 2 mesi è lì in mezzo al mare, che con sua mamma e l'aveva scambiato per un bambolotto, parliamo, no? Quindi, certo, quando quelli che dicono dobbiamo mandarli indietro, ma questi sono esseri umani, non sono dei giocattoli, no? Quindi diciamo che in queste fotografie, scusate se mi emoziono, ma questo lavoro è un lavoro che ti coinvolge molto, e non è sicuramente l'amarone che mi coinvolge, ma è proprio questa cosa qui, è proprio questa cosa di voler ridare una speranza a tutte queste immagini, a non farle cadere nell'oblio. Forse questa, e forse veramente questo è l'urlo di Munch portato su un altro tipo di immagini, che non sia l'urlo di Munch stesso. Guardate questo ragazzo qui di quella comunità di in Cina, di musulmani cinesi, che anche lui, che lui, vedete come la sua immagine urla, no? Però riesci a zoomarla un po', Roberto? È spaziante, sì. Ecco, prova a zoomare il mosaico. Ce la fai? Devo vedere. Riesci a zoomare un po' questo? No. No, beh, ma comunque si vede, no? Vedete come
questo urlo viene dilatato, questo urlo è così. E io vi garantisco che questo è un lavoro che faccio sempre con questo collezionista che mi sostiene anche economicamente in questi progetti, che è un grande collezionista, e devo dire che quando fai queste foto poi stai male. Infatti io gli dico che non li posso fare tutti i giorni queste immagini, perché comunque ti danno una grande sofferenza interiore, no? E se guardiamo ad esempio come l'ha ingrandito adesso Roberto, guardando questa bocca che urla, no? Come ci è un pugno allo stomaco, no? E quindi sono fotografie che davvero ti devono fare riflettere su dove va il mondo e dove noi artisti, fotografi, poeti, dobbiamo cercare di far capire che il mondo non può andare da quella parte lì. Ecco, questa cosa qua. Va bene, ma scusa, mi ricordo... Dennis, vai, dico una cosa. Vai. Volevo sottolineare, rendiamoci conto che il poliziotto che ha preso il bambino di 2 mesi ha detto: non sapevo che era vivo, se pensavo che fosse morto, perché io sono abituato a raccogliere i cadaveri. Quindi sì, parliamone, ragazzi. No, volevo chiedere, insomma, diciamo, questa piega così emotiva colpisce veramente tutti. Io appunto volevo dire che il libro che stiamo scrivendo non è la somma di una serie di aneddoti che questa sera abbiamo cercato, certo, di riportare, a volte divertenti, a volte drammatici, però sempre veri. E questo mi ha entusiasmato, mi ha incuriosito. Conosco Maurizio da tantissimissimi anni e ogni volta scopro delle cose nuove, scopro delle emozioni che lui ha dentro, nuove, che mi fanno, che mi confermano il desiderio di andare avanti a lavorare con i fotografi e a studiare la fotografia, perché sono convinto davvero che la fotografia, e questo me l'ha insegnato Maurizio, è una grande occasione per conoscere le persone, per conoscere i sentimenti delle persone. Quindi spero che questa serata vi sia piaciuta e che sia stata legittimamente caleidoscopica, come lo è la fotografia di Maurizio, tra un aneddoto e l'altro, però che vi fa capire come la fotografia davvero è lo strumento che l'uomo ha veramente più vicino per raccontare i propri sentimenti. Grazie a tutti. Grazie Dennis, grazie naturalmente Maurizio. Come hai detto giustamente, questa sera abbiamo fatto proprio un po' un viaggio nel percorso creativo di Maurizio, e credo che comunque lasciamo aperte tante porte e spero anche tanta voglia di andare e continuare a vedere le sue fotografie. Sì, per chiudere la parola, scusa, certo. Volevo solo, se tornavo un attimo sull'immagine della bambina del Napa, ma le parole che diceva Dennis, della fotografia, la potenza della fotografia. Perché una persona mi ha scritto in quella fotografia qui, quella del Napam, della bambina che è tutta scottata, che del Vietnam. È passata un attimo fa. Di tornare, andare avanti. Era... Aspetta, per sottolineare anche quello che ha detto Dennis. Vai avanti ancora. Questa qui, quella prima. Questa qui. Ecco. Una persona mi ha scritto: ti ringrazio di questa fotografia perché io ho sempre visto quella bambina lì e basta. Non ho mai visto l'orrore di tutti gli altri bambini, no? Quindi ecco, la mia fotografia vuole essere anche una lente di ingrandimento che sottolinea l'orrore, sottolinea il dolore. E come diceva Dennis, io penso che la fotografia sia uno strumento straordinario che ha questa forza magica di documentare in silenzio, ma urlando, a differenza del cinema,
che per guardare il cinema comunque devi sempre accendere uno schermo, e la fotografia invece è lì, no? te la stampi su un foglio di carta, ce l'hai sempre lì. Poi non so, questo foglio che è alla fine fissità. Questa è una fotografia che è fissa, però si muove, vedi, ha movimento, e quindi io trovo che quello che cerco io è questo qua. E questo devo dire grazie anche al fatto che la Polaroid è finita e che è nata un'altra storia, perché se non ci fosse stata un'altra storia probabilmente ero lì ancora a fotografare i grattacieli che ballano, eccetera eccetera, mentre qui così c'è stata un'evoluzione e sono molto felice di questa evoluzione. Dobbiamo sempre essere aperti alle evoluzioni, ecco, questo è totalmente, è anche molto importante la tua capacità di comunque di riuscire a reinterpretare il mezzo tecnico, dandogli sì. una vita sì. magari impensata ai progettisti stessi delle attrezzature. Certo. Vai Roberto Rossi. Roberto non si sente. Roberto, sei senza voce. Scusate, ho spento il microfono per non disturbare. Adesso chiude la pizzeria, il figlio va a contare l'incasso. Volevo ringraziare Denis Curti, che con la sua grande maestria ci ha condotto dentro il vissuto di Maurizio, dentro l'opera di Maurizio, e ci ha fatto conoscere degli aspetti particolari. Chiaramente in un'ora e poco più non è possibile andare a indagare su tutto, ma abbiamo avuto sicuramente la grande opportunità di conoscere meglio Maurizio, e chiaramente un grazie di cuore a Maurizio per quello che ci ha donato questa sera, perché chi lo conosce, Maurizio è un carattere estroverso, però quello che è emerso chiaramente da questa serata, abbiamo colto la grande sensibilità e la grande capacità di trasmettere emozioni che ha Maurizio, e questo penso sia un grande dono per tutti noi per questa sera che siamo stati qui ad ascoltarlo. Quindi un grazie di cuore e arrivederci a tutti a giovedì prossimo con la prima serata dedicata al nostro progetto nazionale Ambiente, Clima e Futuro. Buonasera e buonanotte a tutti. Volevo dire, buonasera, grazie. Da Sti c'è una bellissima mostra antologica che poi è un po' quella che c'era a Cortona, e quindi se qualcuno passa per Milano fino alla fine del mese c'è questa mostra fino a 6 giugno, quindi se vi capita venite a vederla. Via Zamenhof 11, Still Fotografia. Saluto anche a tutti, saluto anche Roberto, è stato bravissimo a farci vedere tutte le immagini. Ha parlato troppo Roberto. Ciao Roberto, almeno salutaci. Ciao, grazie. Oh, finalmente abbiamo sentito la voce anche di Roberto. Bene, ciao Claudio. Ciao. Adesso a tutti, ciao. Ciao. Per la serata.